Credo che questa strategia qualifichi proprio la politica italiana di questo semestre di presidenza dell'Unione Europea. E poi il passaggio dalla teoria della macroregione alla pratica della macroregione. Da questo momento tutte le regioni, tutti i soggetti del territorio, ma anche tutti gli stati e la stessa Commissione sono impegnati a costruire il piano d'azione sui quattro pilastri che lo definiscono e quindi a creare progetti concreti, di piccole o grandi dimensioni, ma con progetti concreti che segnino la crescita di quest'area, la possibilità di lavoro e di reddito per tutta la macroregione adriatico-ionica.